Il sogno di rivedere entro fine settembre riaperto completamente con il doppio senso di marcia a Ponte San Gabriele è svanito dopo la telefonata fatta da Anas al sindaco di Teramo d'Alberto. Dunque non si vede la luce in fondo al tunnel, gli appelli lanciati ad Anas dall'amministrazione comunale di Teramo, in particolare dall'assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari, sono caduti nel vuoto. Abbiamo in questi mesi tentato di avere delle interlocuzioni con l'Anas, sia telefonicamente che attraverso delle note scritte. Siamo arrivati a pochi giorni dalla fine del mese di settembre, che era una data che c'era stata indicata telefonicamente da Anas, e solamente 2 giorni fa è stato avvisato il sindaco telefonicamente che avevano bisogno di un ulteriore periodo per poter ultimare i lavori. Devo dire la verità che è una cosa inaccettabile in un contesto dove in questi mesi non abbiamo visto una grande quantità di lavoratori ad ultimare questi lavori che mancano, necessari, sicuramente necessari. Sappiamo pure bene che in un cantiere ci possono essere tante problematiche che di giorno in giorno bisogna affrontare, però la necessità di riaprire il ponte prima della riapertura delle scuole e adesso anche a fine mese era un impegno preso. Tra pilastri giunti impalcato nelle varie fasi, Ponte San Gabriele al centro oramai da anni da lavori che poi si ripercuotono sulla viabilità cittadina. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di scrivere direttamente al prefetto Stelo per chiedere aiuto. Oggi ci troviamo di fronte a un ulteriore prolungamento, una dilatazione dei tempi, speriamo che sia il più breve tempo possibile perché veramente Teramo ne ha bisogno. Non è un problema solo di viabilità cittadina, ma è di viabilità extracittadina, cioè proprio la viabilità extracittadina che rende ancora più caotico l'incrocio più importante della città, che è quello di Piazza Garibaldi, dove si va ad aggiungere anche il cantiere dell'ipogeo. Non è una cosa contro Anas e né contro la ditta che sta lavorando, però la necessità di avere un rapporto collaborativo, proficuo e anche di comunicazione tra i due enti è una cosa indispensabile che in questo momento non abbiamo sicuramente avuto.